Se la polizia vi trova con banconote false nel portafoglio o in casa, rischiate il penale? E se qualcuno vi dà una banconota falsa, ma voi non lo sapete e inconsapevolmente la usate per pagare qualcuno, siete incriminabili? Cosa si rischia a fare delle fotocopie o delle scannerizzazioni di banconote e a conservarle in casa o nel portafogli? Se vi interessa questo argomento, non dovete far altro che iscrivervi al canale, azionare la campanella degli avvisi e attendere che finisca la nostra sigla! Dario è appena arrivato all'ingresso di un parcheggio a pagamento e sembra avere in serbo qualcosa di meschino. Il custode nota la presenza di un cliente e, come di consueto, gli si avvicina per esigere il pedaggio d'ingresso. Ed ecco che Dario gli rifila i soldi del Monopoli. Ovviamente l'addetto non ci casca e non solo glieli lancia addosso, ma gli impone di andarsene. Dario, i soldi falsi devono essere quantomeno credibili. Il reato di detenzione di denaro falso scatta solo se vi è l'intenzione di mettere in circolazione le banconote contraffatte. Quindi, chi conserva le banconote nel portafoglio o le custodisce a casa non commette illecito penale o tributario. Il nostro codice penale, difatti, punisce due diverse condotte. Chi produce le banconote false, rendendole simili a quelle originali in modo tale da far cadere in errore la gente, e chi consapevolmente, quindi in malafede, spaccia una banconota che sa essere falsa, anche se l'ha ricevuta prima in buona fede da terzi, cioè senza accorgersene. Non commette reato invece chi produce banconote palesemente false, tale cioè da non trarre in inganno terze persone. Chi detiene anche nel portafogli banconote contraffatte senza saperlo perché magari le ha ricevute da terzi inconsapevolmente. In questo caso il reato scatta solo se c'è l'intenzione di smerciare le banconote. Quindi se qualcuno vi dà dei soldi falsi e voi non lo sapete e per questo in buona coscienza li date al benzinaio per fare il pieno, non commettete reato. Ma se invece sapete di avere dei soldi falsi e li date al benzinaio proprio per liberarvene, allora commettete il reato. Ma come fa la polizia a capire se c'è o meno questa intenzionalità da parte vostra? Tutto dipende dalle circostanze del caso e dalle prove raccolte dagli inquirenti. Ad esempio, trovare una persona con il portafogli pieno di soldi falsi è un sufficiente indizio per ritenere che vi sia la volontà di spacciarli, nel qual caso scatta l'illecito penale. Potrebbe anche valutarsi la capacità del possessore di spiegare alla polizia la provenienza di questi soldi falsi, da dove li hai ricevuti, come li hai ricevuti. Fare fotocopie di soldi non è reato se la riproduzione è un falso grossolano, cioè tale da non indurre in errore una persona di media diligenza. Il falso non è punibile quando è riconoscibile, insomma, ad occhio nudo. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che sussista il reato nel caso di un uomo che, pur possedendo in mano dei soldi contraffatti, peraltro in modo molto grossolano perché li aveva realizzati con una fotocopiatrice, per le circostanze concrete con cui li aveva consegnati a un terzo, era stato in grado di farlo cadere in errore. Pertanto, ammonito la Cassazione, anche la semplice fotocopia di una banconota può far scattare il reato nel caso, ad esempio, di uno scambio veloce al buio, tale cioè da non permettere all'altra persona un immediato riconoscimento della contraffazione. Prima di spiegarvi cosa si deve fare nel momento in cui ci si accorge di avere dei soldi falsi, voglio farvi presente quali sono le pene previste dalla legge per chi smercia banconote contraffatte. Il comportamento di chi riceve consapevolmente soldi falsi da terzi e poi li smercia è punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 516 a 3.098 euro. Invece, il comportamento di chi riceve in buona fede le banconote false perché in quel momento non se ne accorge, ma lo capisce in un momento successivo e ciò nonostante cerca di sbolognare i biglietti agli altri, scusa Ugo, te le puoi prendere 50 euro? Beh, rischia la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 1.032 euro. Non si può configurare reato per chi, resosi conto dei biglietti di 50 euro falsi nel proprio portafogli, lo dà al negoziante inconsapevolmente. Se però quest'ultimo, dopo l'indagine nella macchinetta infrarossi, gli segnala la questione, il reato scatta se il possessore, facendo finta di niente, si rechi in un altro negozio ad acquistare della merce e poi spacciando la banconota falsa. Se scoprite di avere una banconota falsa, purtroppo nessuno vi risarcisce. La dovete
strappare e consegnare ad una banca o magari a uno sportello delle poste, dove il dipendente di turno è tenuto a distruggerla consegnandovi soltanto un verbale. Nessuno vi dirà grazie, nessuno cioè vi darà in cambio un risarcimento o una moneta autentica. Potete però agire contro chi ve l'ha consegnata, che pertanto è come se non vi avesse mai pagato, e da lui potrete esigere un nuovo pagamento, questa volta in moneta autentica, perché questa è la legge. Questa è la legge. Ecco il sottofondo di Baby Shark, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.